Amiche e amici, buonasera. Benvenuti al nostro spazio di informazione. Vi racconteremo la nostra scuola, notizie, servizi, immagini, collegamenti con tutti i nostri inviati. All'interno del TG anche un servizio dedicato alla città di Venafro, al suo immenso patrimonio artistico, con le prime immagini della Chiesa dell'Annunziata ristrutturata. Ma partiamo subito con i servizi e andiamo a Via del Carmine, nella stupenda sede che ospita il Liceo Classico. Linea al nostro inviato Giuseppe Ferri. Stiamo per assistere ad una tipica lezione del liceo classico. Alcuni ragazzi stanno analizzando dei testi della letteratura greca e latina. Ragazze, cosa fate? Stiamo leggendo l'epistola 95 di Seneca. In questa epistola Seneca si occupa di come hominibus sit utendum, quindi di come dobbiamo comportarci con gli altri uomini. Come per esempio homo mansuetus homini, che l'uomo deve essere mite verso l'altro uomo, o porgere manum naufrago, che deve porgere la mano al naufrago. O mostrare la via erranti a chi sbaglia, o dividere panem sum con chi ha fame. Ma questo per Seneca non è sufficiente. Infatti egli riporta membras humus corporis magni, per dire che ogni uomo fa parte di un unico grande corpo e appartiene a un unico universo, unum est. E che la natura ci ha creato fratelli, cognatos, e che ci ha ispirato un amore mutum, quindi un amore reciproco, creandoci appunto più socievoli. L'etica di Seneca infatti è basata sulla massima terenziana e questi conclude dicendo che in effetti la società è come una porta di pietre che cadrebbe se le pietre non si sostenessero a vicenda. Dunque i veri valori per Seneca sono non soltanto il rispetto reciproco ma la fratellanza e la socievolezza, nonché il sostegno reciproco proprio affermato da questa simbologia. Vediamo cosa sta facendo Luigi. Luigi, guardami. Cosa state facendo? Sta facendo il tablet. Guardami, cosa vuoi? Tablet. Ti aiuto? YouTube. Bravissimo! Luigi, vuoi Gigi? Novi. Grazie Giuseppe Ferri. Ci spostiamo ora a via Maiella, nella sede centrale del Giordano. Qui ci sta aspettando all'indirizzo scientifico la nostra Carmen Cimino. Ci faranno vedere come si costruisce un videogioco partendo dalle nozioni matematiche. A te Carmen. Ci troviamo nell'aula LIM con gli studenti del liceo scientifico che utilizzando nozioni di matematica, fisica e di informatica realizzeranno un videogioco. Vediamo di cosa si tratta. Lorenzo. Stiamo realizzando un videogioco che simula appunto un'astronave nello spazio. Per dare il movimento che l'astronave si muove verso destra, stiamo facendo muovere lo sfondo verso sinistra. Il primo piano va verso sinistra più velocemente, mentre il secondo e l'ultimo piano più lentamente. Quindi questa astronave dovrà muoversi nel gioco come fosse nella realtà. Grazie Carmen, e ora dallo scientifico all'odontotecnico, oramai punto fermo dell'istruzione professionale qui a Venafro. Ci aspetta Vittorio Cimino con i nostri ragazzi direttamente in laboratorio, vediamo. Allora, ci troviamo nel laboratorio odontotecnico dove qui gli alunni di questo indirizzo stanno realizzando delle protesi mobili. E Cibran? Buongiorno, allora qui stiamo occupando della realizzazione di protesi mobili parziali. Qui possiamo vedere già una protesi mobile che sarebbe già quasi finita, infatti dopo verrà solo diciamo, rimodellata, insomma, abbellita. Diciamo. La protesi in resina è stata appena tirata fuori dalla messa in muffola, infatti è stata inserita in questo particolare contenitore in uno stampo di gesso.
Inizialmente questa parte che vediamo noi in rosa, che qui è resina, era cera. La cera è stata sciolta e nello stampo di questa protesi è stata inserita una particolare resina di colore rosa per imitare appunto la gengiva del cavo orale del paziente. Qui, come abbiamo detto, è stata disinserita dalla messa in muffola e non rimane che essere abbellita e rimodellata. Grazie Vittorio, e ora CAT, acronimo che sta per costruzioni, ambiente e territorio. Qui per noi c'è Ernesto Pacitti. Ernesto, cosa stanno facendo i nostri futuri geometri? Ci troviamo nel laboratorio di informatica della sezione CAT, dove gli alunni Baventi Pasquale e Stefano Coia ci parleranno di cosa si studia in questa sezione, gli strumenti che utilizzeremo e i motivi per cui ci dobbiamo segnare in questo indirizzo. Allora, benvenuti all'ISIS a Giordano, sezione CAT, e adesso vi illustreremo di che cosa si occupa un geometra. Allora, ci sono vari motivi per iscriversi al CAT. Uno dei vari motivi sono gli sbocchi lavorativi che ci consentono dopo il diploma. Allora, un geometra può lavorare presso uno studio tecnico, in privato come libero professionista, in cantiere oppure in un ufficio tecnico comunale. Un altro motivo per iscriversi al geometra è per le tematiche che affronta durante la professione. Oggi ci occupiamo non tanto di costruire nuovi edifici, ma di riqualificare l'ambiente e gli edifici vecchi. Scegliamo i materiali che permettono il risparmio energetico e la realizzazione di edifici a costo zero per quanto riguarda il consumo. Gli edifici a costo zero sono quegli edifici che vengono ottimizzati il più possibile a risparmio. In un edificio, per risparmiare, possiamo mettere degli impianti fotovoltaici, così ottimizziamo il consumo elettrico. Noi utilizziamo delle tecnologie molto avanzate. Per prima cosa abbiamo dei laboratori molto attrezzati, con programmi molto efficienti. Abbiamo due metodi di rilievo, con un drone che è tipo un elicotterino con una telecamerina al di sotto, telecomandato da un joystick collegato ad un iPad. Noi sull'iPad vediamo tutte le cose che vede la telecamerina. Poi abbiamo il rilevatore GPS, che è una stazione totale. Facciamo il rilievo planimetrico e altimetrico. Grazie Ernesto, ora andiamo all'indirizzo AFM, acronimo che sta per Amministrazione, Finanza e Marketing. Ad attenderci c'è la nostra Maria Laura Esposito. Ci troviamo nel laboratorio di informatica. Gli studenti della sezione AFM, divisi in uffici di lavoro, come vedrete, simuleranno le attività di una SRL cooperativa, la BioRubbish. Vediamo di cosa si tratta. Diamo la parola a Davide. Allora, buongiorno. La nostra impresa formativa simulata si basa principalmente sullo spreco che c'è tutt'oggi nel mondo. Così abbiamo ideato questa società che, prendendo tutti i prodotti inutilizzabili, li trasforma in nuovi prodotti con un prezzo molto accessibile al pubblico. Come tutte le società, anche noi abbiamo ideato un'organizzazione aziendale qui sotto illustrata. Si comincia con la direzione e poi ci sono i vari organi che prendono il nome di amministrazione e controllo, ricerca e sviluppo, acquisti, produzione e vendite. Normalmente ogni organo ha un diverso compito. La parte più importante è ideare un business plan e si basa su questi sei punti: un piano SWOT, un piano marketing, il tempo che ha a disposizione la società, un'analisi comunque molto precisa che viene completata dai nostri addetti, una strategia di mercato e tutti questi punti costituisce il nostro piano. Grazie Maria Laura. E adesso alternanza scuola-lavoro. La grande novità con la riforma d'obbligo di totalizzare 200 ore per i liceali e 400 ore per tutti gli altri indirizzi, in attività di stage, tirocini presso aziende private, pubbliche e enti territoriali. Con le nostre telecamere ci sta aspettando il laboratorio Gianmarco Ottaviano. Vediamo.
Buongiorno ragazzi, oggi siamo nell'indirizzo FM dell'ISIS a Giordano. Che cosa state facendo? Buongiorno, stiamo facendo un piccolo esperimento alle classi aperte Flipped Classroom. Classi aperte, cioè le classi del terzo e quinto anno sono unite e Flipped Classroom, cioè sono i ragazzi che spiegano la lezione. E in questo caso stiamo spiegando la lezione della nostra Costituzione ai ragazzi del terzo anno. Passo la parola a Eleonora. Buongiorno, abbiamo realizzato alcune slide sulla Costituzione che ci saranno molto utili per l'esame di Stato. Abbiamo fissato date ed eventi che hanno portato all'adozione della Costituzione, fine del fascismo, tregua istituzionale, la promulgazione della Costituzione e l'entrata in vigore della Costituzione. Abbiamo elencato le caratteristiche principali, lunga, rigida e votata, e abbiamo analizzato i 12 principi fondamentali, analizzando per ogni articolo il contenuto e le parole chiave da commentare. Grazie Gianmarco. Ora vediamo il primo servizio esterno, ci richiama alla piscina comunale via Capanna, vedremo i nostri ragazzi impegnati in alternanza scuola-lavoro. Linea Antonella Papa. Diretta dalla piscina provinciale di Venafro, dove i ragazzi dell'ISIS a Giordano stanno svolgendo l'attività alternanza scuola-lavoro. Adesso intervisteremo un ragazzo della scuola per fargli varie domande. Buonasera. Volevamo chiederle cosa fate durante queste ore di alternanza. Grazie a questa alternanza scuola-lavoro stiamo imparando a gestire una piscina dal punto di vista sia economico che sportivo. Diamo una mano agli istruttori e li aiutiamo con i bimbi più piccoli o a prendere degli oggetti che possono servire ai nuotatori. Grazie Antonella, ed ecco la nostra ciliegina sulla torta. Chiesa dell'Annunziata, per la prima volta dopo i lavori di restauro. Le telecamere entrano in questo gioiello barocco e sono le nostre telecamere. Ci racconteranno tutto i nostri inviati, Luca Cocozza e Gianmarco Di Cicco. A partire dalla facciata di questa chiesa, quale l'Annunziata, nello specifico in Venafro, ma in realtà nel Molise, uno dei più massimi esempi del barocco di influenza nordica e in realtà anche rococò nel territorio molisano, è possibile scorgere uno scorcio di influenza trecentesca del passato territoriale del Molise, a partire nello specifico da un bassorilievo a pietra scura posto per l'appunto lateralmente sulla facciata della chiesa. Da questo bassorilievo è possibile ricostruire l'impianto originario, quindi, di questo splendido edificio, originariamente asimmetrico, con il portale dunque decentrato verso destra e assialmente un rosone, adesso assente, per questioni di simmetria murato. Murato il rosone, come in realtà anche l'ingresso della vecchia torre campanile, all'opposto a sinistra, una vecchia torre campanile sostituito da una nuova, invece di costruzione 6-7 centesca. Questo complesso costituisce la facciata di forma campanaria dell'Annunziata di Venafro, che assieme con la cupola stessa della chiesa e con la facciata poi del Cristo, altra opera venafrana di rilievo, costituisce la leggera triangolazione del panorama venafrano, dello skyline venafrano, che lascia dunque sullo sfondo montano la massa più pesante e più rigida del Castello Pandone. La massima espressione della bellezza di questa chiesa si esprime negli interni e nell'affresco. Possiamo vedere che la navata centrale si estende su un impianto rettangolare e una delle massime particolarità di questa chiesa è che è di impianto nordico. Infatti la navata centrale si sviluppa come se fosse un tendone proiettato verso l'alto, verso l'infinito, attraverso la quale si può esprimere la magnificenza delle opere qui rappresentate. La magnificenza di questa chiesa si può evincere non solo dalla navata, ma anche dalle opere che sono sull'altare. Infatti, gli affreschi che possiamo ammirare ai lati del presbiterio sono di Paolo Sperduti, risalenti al XVII secolo, mentre gli stucchi sono di scuola milanese, di Tersini e De Lorenzo, e rappresentano un unicum non solo a Venafro, ma in tutta la regione. Thank you.
Grazie Luca e Gianmarco. Il nostro TG finisce qui, ma non andate via. Siamo appena all'inizio di una serata piena di sorprese. Di pubblicità e poi fiato alle trombe. Inizia la notte bianca del Giordano. Buon divertimento e lunga vita al Giordano.